Lo aspettiamo. Poi Alessandra da Bari dice, chiede quanto nella preparazione dei tuoi ultimi CD abbia pesato la legge del mercato nella scelta dei brani o degli arrangiamenti da produrre. Beh, questa è una domanda su cui non è facile rispondere, perché da un lato ti posso dire che io personalmente credo molto nel discorso della canzone popolare, cioè io l'ho sempre, io ho cominciato con Balliamo sul Mondo, Bambolina e Barracuda, canzoni che avevano, diciamo così, l'intenzione chiara, insomma, di voler arrivare il più possibile alla gente producendo quello che potevano produrre. Perché credo in quella cosa lì, cioè, ma è una mia intenzione, cioè, ognuno ha la propria facendo musica. Credo che la canzone sia figlia del melodramma, il melodramma è nato per la gente, la canzone ha maggior ragione, cioè, ha un suo scopo se riesce a produrre qualcosa in un pubblico, se possibile, vasto. Quindi è chiaro che io questi pensieri li faccio quando sto per fare un disco, ma la cosa più incredibile sulla quale però la gente non riesce a credermi più di tanto, è che è impossibile per me sapere quali sono le canzoni che funzionano, perché una canzone produce un effetto diverso su ogni persona e quindi è proprio impossibile avere l'idea di centinaia di migliaia di interlocutori per i quali va bene quella cosa lì. Quindi anche se volessi non potrei dire ok, quella è la canzone che vogliono loro e faccio quella canzone lì, anche se volessi. E credo che un po' la storia abbia determinato questa cosa, insomma, chi fa il furbo con le canzoni? Dura un'estate o due. Anche meno. E quindi credo di poter dire che è ovvio che, insomma, nel momento in cui io scrivo, in genere scrivo tante canzoni e quando devo pubblicare un disco lo faccio ovviamente pensando soprattutto a quello che mi sta a cuore esprimere in quel momento. Ma è chiaro che nel momento in cui lo sto facendo mi vengono migliaia di dubbi sul fatto che possa funzionare o no. Il mio ultimo album è un album di cambiamento, un album con diverse cose nuove da un punto di vista sonoro e anche di contenuti. È l'album con il maggior numero di parole che io abbia mai usato in un album dei miei, e questo ha cambiato anche un po' la struttura delle canzoni, Leoninianamente. se l'ho notato, un po' meno, come Guccini fa le canzoni da 9 minuti, io lì non ci arrivo. Anche se sono arrivato a 7 Ci hai minuti di. dato lì, eh? Però insomma resta il fatto che. Per l'appunto, i dubbi che ti vengono sono dubbi inevitabili, incroci le dita, eccetera. E sarebbe, dirò di più, sarebbe quasi più confortante sapere che c'è qualcosa a cui attaccarti, sapendo che cos'è il mercato, perché io non lo so che cos'è il mercato, cioè lo vai a scoprire dopo. Dopo, certo. Poi c'è una domanda molto divertente di Irene di Torino che dice: com'è assistere ad un concerto dall'altra parte delle transenne? Che concerto vedi tu? Allora, il concetto è di godimento puro, cioè questo credo che lo si avverta, no? Cioè, penso che lo capiate. Io mi ricordo che io ho detto una cosa pochi concerti fa, ad Oristano, che me l'hanno fatta notare poi altri, non sempre sono consapevole di quello che dico sul palco, per cui a volte lo so attraverso i vari YouTube, su cui finisce tutto, il meglio e il peggio. E a Oristano per l'appunto mi ha fatto notare che ho detto vorrei che vi vedeste con i miei occhi, perché so in qualche modo di assistere ad un mio spettacolo, è uno spettacolo tutto mio, ed è uno spettacolo vario ed eventuale, perché per esempio ieri sera insomma c'erano 12.000 facce che reagivano in maniera diversa ognuna ad ogni canzone, con meno o maggior trasporto, qualcuno con uno sbadiglio, qualcuno fisicamente. Ma è uno spettacolo che ha a che fare con il movimento di una massa energetica, emotiva, che è veramente spettacolo. Cioè è un patrimonio di cui io sono molto orgoglioso. Cioè, a me piace moltissimo che i miei concerti non ti mettano per forza in una condizione di dire ok, io adesso grazie a questa cosa faccio una riflessione asettica, da seduto, ma mi piace che la riflessione avvenga dopo che il corpo balla. Cioè, perché anche il corpo ha la sua da dire e ha la sua intelligenza. È questo che per me è il massimo trionfo, quando in qualche modo la mia canzone riesce a produrre una riflessione mentre ti sta facendo ballare. Più, è certo.
Perché porti a casa un bottino più no, perché, pesante? No, perché credo che produca di più nelle persone, cioè produca un effetto maggiore. Cioè, mi piace anche una riflessione su un argomento pesante fatta con leggerezza. Cioè, e poi questa è un'ambizione che, a cui io punto da tantissimo tempo. Cioè, sono traguardi che mi do. C'è una mia canzone che si chiama Leggero, che è una condizione che in qualche modo mi prefiggo e che raggiungo pochissime volte, però intanto me lo ricordo da solo cantandolo ogni tanto. Fishing for compliments, dicono gli inglesi. Allora, dobbiamo parlare delle donne, c'è una domanda sulle donne, ma prima di fare la domanda sulle donne c'è un'altra domanda di una donna che si firma Alessia DC. Dice: ah, ho tre domande per te, vi dico solo la prima, mi vuoi sposare? Sì, Alessia, ovviamente, cioè, sentiamoci domani, organizziamo. Ecco, e invece quella Mary 72 di Polignano, un sacco di baresi hanno scritto, poi forte. Ho appena fatto un concerto a Bari pochi giorni fa. Allora, questa Mary 72 vuole parlare, vuole chiedere a Luciano del suo rapporto con l'universo donna. Nelle tue canzoni guardi sempre con sensibilità, rispetto e dedizione all'universo femminile, come pochi altri cantanti e pochissimi uomini soprattutto. Riesci ad entrare in punta di piedi nell'animo di noi donne e a leggerci dentro. L'ultimo esempio è Il peso della valigia, in cui credo moltissime donne si siano riconosciute e abbiano versato qualche lacrima, io tante. Vorrei chiederti quanto hanno contato le figure femminili nella tua vita e se questa considerazione, attenta che dura questa domanda, e se questa considerazione così alta delle donne l'hai raggiunta con la maturità o ti appartiene da sempre? No, allora io da domanda pesante. Sì, da timido, come si sa che sono, ma che soprattutto sono stato in maniera praticamente, sono migliorato, sì, però. Però siamo ancora lì. Ovviamente ho maturato una forma di idealizzazione delle donne e come tale è qualcosa di esagerato, di sbagliato, nel senso che in qualche modo ho spesso attribuito a volte anche alle donne dei meriti che non sempre avevano e in genere però mi porto dietro il fatto di stare concentrato su quella parte lì e meno sulla parte meno diciamo così peggio rappresentabile vostra da raccontare. E quindi succede che in qualche modo credo che la mia prima cosa che in qualche modo mi abbia fatto sentire questa mia attenzione sia stata Piccola stella senza cielo, che era poi una canzone che parlava semplicemente, in una maniera molto naturale, insomma, del fatto che l'ingenuità in qualche modo sia un sentimento difficilmente vivibile per una ragazza, in qualche modo se la deve pagare questa cosa, no? Che era quello che io avevo visto per l'appunto su due o tre mie amiche, e avevo avuto in una in modo particolare, avevo avuto bisogno di raccontare questa cosa, che però ho visto che ha rappresentato tante altre. Poi c'è da dire una cosa rispetto ad esempio su Il peso della valigia. Il peso della valigia racconta di una persona molto precisa. Ho avuto la fortuna di incontrare anche donne che credo speciali nella mia vita e quindi in qualche modo questo ha alzato il tiro dal punto di vista della scrittura. Però resta il fatto che mentre nella prima parte della mia carriera, insomma, da timido avevo poca voglia di espormi e quindi in qualche modo si parlava più di sesso che di amore, quindi in qualche modo la donna veniva vista, insomma, un po' più come corpo che non invece come anima. E nel tempo, insomma, questa roba qua, insomma, fortunatamente, insomma, si è attenuata, è venuto fuori un po' la parte più di me, un po' più naturale, quella in cui racconto invece un po' di più le cose che sento, parlando un po' di più, parlando un po' meno di corpi, parlando un po' di più per l'appunto di anime, di natura e di modo di sentire. Le donne la sanno, è tutta una canzone sul fatto che comunque il vostro modo di sentire la vita è diverso dal nostro, perché si poggia su altre forme proprio, e questo farà sempre sì che le cose che contano per voi non contano così tanto per noi e viceversa, per cui continueremo a litigare e a far la pace e a capire che comunque è difficilissimo trovare quella combinazione
perfette che nessuno è riuscito a trovare fino ad oggi. Che bravo, guarda, sono contento di te. Grazie, professoressa. No, piace vedere questa evoluzione, no? Fa piacere a una donna. Guarda, qui abbiamo una domanda in spagnolo che dice: quando venis l'Argentina, mira che tienes muchos seguidores, abrazo, Juan Pablo Intercatera. Te lo dicevo prima, cioè andrebbe un po' verificato, cioè poi mi piacerebbe pensare... Tu dici pensare... che questo qua è di Sassuolo anche lui? Ma no, no, casomai è argentino, ma casomai c'ha tre amici a cui piace veramente, poi se vai là e fai un... Prova andare a fare uno stadio, cioè davanti a tre persone, casomai non ti diverti tanto. Non lo so, poi andrebbe verificato forse. Vedremo, abbiamo l'indirizzo. Però ogni tanto emergono dalla Polonia, dalla Cina, Però sarebbe bello esplorare, perché adesso con l'Europa andiamo forte, Con l'Europa andiamo forte, adesso siamo pronti italiana. Adesso per vedere anche fuori. Siamo saltino. Giovani, abbiamo 20 anni, per cui possiamo fare ancora tutto. Allora, invece c'è Luca Pomo che dice: dopo 20 anni di musica, a 50 anni suonati, quali sono i progetti per il futuro? Quel suonato lì non è mica bello. Però si chiama? Luca Pomo, okay. Adesso se ti prendiamo, okay. Ma è fra virgolette perché sì, fa sì. Il cosa però, che però, suonare. No, se fra virgolette è peggio, credo proprio. Musica, film, concerti, nuove proposte. Noi fan aspettiamo perché il meglio deve ancora venire. È bello pensarlo che meglio deve ancora venire, cioè, non è detto per forza, anzi nessuno garantisce niente, però comincia a pensarlo e già stai meglio. No, su quello che deve ancora fare, ma perché tu sei eclettico forte, si ha sempre la sensazione che io abbia sempre dei progetti lì buoni. No, io sono appena stato a pranzo con Einaudi, con cui ho pubblicato la raccolta di poesie. Sì, cioè se avessi un libro mi piacerebbe pubblicarlo, ma non ce l'ho, scriverlo. Insomma, cioè, no, io faccio, poi forse la gente non pensa che c'è bisogno di tempo anche per fare le cose, quindi io ho appena pubblicato un disco, sono in tour, cioè, e soprattutto se scrivo un libro, se pubblico soprattutto il libro, se faccio un film, deve essere proprio frutto di una urgenza forte, cioè di una storia che devo assolutamente raccontare, perché sennò chi me la fa fare? Perché ogni volta che faccio qualcosa che esce dalle canzoni, in realtà i mitra che normalmente sono puntati diventano bazooka, diventano cannoni, per cui sono sempre rischi enormi da prendere e non sempre... Devi uscire con lo scolapasto in testa. Esatto, e non sempre si ha voglia di affrontare anche quelle cose, quindi ci deve essere una motivazione forte. Quindi in realtà in questo momento non c'è nessun altro progetto che non sia musicale, ho Procacci che mi assedia, qualche casa editrice che ogni tanto bussa alla porta, però questo è lo stato delle cose. Aspettiamo. Tanto adesso io sto aspettando. Andrei avanti ancora un bel po' con questo tour sul disco. Spero di sì, spero proprio di sì. Questo è ovvio e normale che sia così. Quindi datevi una calmata. Allora, invece c'è Alessandro Corradini. 50 anni suonati, grazie lui. Grazie. 20 anni suonati, cioè gli altri 30 prima, no? Facevo ragioniere, oh. Alessandro Corradini, questo è molto divertente. Caro Luciano, ti scrivo da Correggio, tua città natale. Volevo chiederti se quest'anno che la Correggese è stata promossa in eccellenza, ti recherai allo stadio Borelli. Ci vai? Sempre che non vado allo stadio Borelli, primo perché insomma sì, non vado allo stadio a vedere l'Inter, quindi diventa un po' difficile dire ok, vado a vedere la Correggese. Ma secondo perché le poche volte che ci sono andato in passato, avevo almeno 10-15 persone che mi dicevano comprala te, cioè, e dopo starmi a spiegare il perché non compri la Correggese, alla fine non ti fa vedere la partita, quindi è difficile che io possa tornare a vedere la Correggese finché almeno non abbia una proprietà forte.